In questo video parliamo di una questione leggermente al lato del mondo DJ che purtroppo dal mio punto di vista inizia a interessarlo sempre di più, ovvero gli NFT. Ora non voglio fare il boomer che è refrattario a qualsiasi tipo di innovazione o moda del momento, però gli NFT suscitano in me alcune sensazioni, diciamo un po', che mi mettono tristezza. Lo premetto subito, non è questo un video nel quale si spiegano come funzionano gli NFT, cosa sono e perché. Ma al lato di questa moda che è comunque in essere da alcuni anni, vorrei raccontare quella che è la mia opinione spassionata sulla questione e soprattutto sul coinvolgimento di alcuni DJ piuttosto importanti nel panorama mondiale. In breve, gli NFT è un sistema di protezione di un oggetto digitale in modo che sia una copia unica, autentica, disponibile da qualche parte sul web. Quindi può essere un'opera d'arte. La prima applicazione degli NFT è stata l'arte ed è ancora quella più usata. Però può essere anche legato ad un'immagine, quindi fotografia, video e anche a un oggetto musicale, insomma un file musicale, un file che viene crittografato e accedibile soltanto attraverso in qualche modo un acquisto che può avvenire tramite asta o meno, comunque sempre attraverso criptovalute. Detto molto male, lo so, però il punto è un altro. Perché sempre più DJ e artisti si stanno dedicando al mondo degli NFT? Le vicende che mi hanno interessato sono principalmente due. Innanzitutto, per un periodo, alcuni tra i più importanti DJ della scena EDM, penso a Dimitri Vegas, Like Mike, penso a Martin Garrix e altri di quella cricca lì, hanno iniziato a mettere come immagini profilo alcune scimmiette. Queste immagini di scimmiette in realtà era uno degli oggetti di in NFT più quotati del momento, quindi insomma si tratta di immagini molto costose per usare una citazione. In sostanza, i principali artisti del panorama EDM si stavano dedicando anima e corpo agli NFT. E poi, più di recente, la dichiarazione di Steve Aoki che ha detto di aver guadagnato molto di più con gli NFT in quest'ultimo periodo che in 10 anni di carriera musicale. Bene. Al di là del fatto che gli NFT possono essere un'opportunità seria, oppure semplicemente un passatempo per persone annoiate dalla vita con tanto denaro a disposizione, o più seriamente un investimento da prendere in considerazione per qualcosa che adesso ha un valore e potrebbe esplodere ancora di più nel corso del tempo, quello che mi dispiace da utente, da appassionato di musica e da piccolo DJ produttore, è il fatto che questi personaggi si dimentichino completamente della musica per dedicarsi a questa nuova moda. È evidente che la musica passa assolutamente in secondo piano, si tratta soltanto di investire i propri soldi in qualcosa che potrebbe essere molto, molto redditizio. Da un lato si può pensare che non ci sia nulla di male, se la musica come copie fisiche non esiste quasi più, gli streaming danno comunque un ritorno economico molto limitato e i grandi eventi sono fermi a causa della pandemia mondiale, stanno piano piano ripartendo, è giusto che le persone si dedichino a quello che in qualche modo può compensare una certa mancanza dal punto di vista economico. Oppure può essere il momento di credere in qualcosa che potrebbe veramente essere la moda del futuro. Ora, come sempre ci diciamo, se ne stiamo parlando così diffusamente tutti, vuol dire che è già tardi. In qualche modo, chi ha avuto il fiuto un anno fa di investire, di buttarci, di iniziare a capire veramente come funziona questo meccanismo piuttosto complesso e di crederci veramente, adesso magari ne sta già raccogliendo i frutti. Però, se pensiamo all'esempio delle criptovalute, è vero che chi ha investito in Bitcoin nel 2008 poche migliaia di lire adesso potrebbe essere milionario. Però
quello dei Bitcoin e delle criptovalute in generale, è un mercato tuttora florido, un mercato che si è consolidato, un mercato che ha, come dire, ancora il suo perché e potrebbe averne sempre di più. Magari non ha picchi di crescita in tripla cifra, però è un mercato esistente. E questo, presumo nel mio piccolo, sia anche il futuro degli NFT, che adesso esplosa la moda del momento, tra un po' si consoliderà e continuerà a funzionare attraverso le aste, integrando quelle che sono le aste di arte e oggettistica tradizionale, e avrà il suo peso anche nel campo della fotografia, della musica, delle altre arti audiovisive. Quello che mi dispiace vedere è come persone invece con una certa storia musicale, che non sono soltanto artisti in cima a una classifica di popolarità, ma che hanno, come dire, un certo background e una storia, che si buttano in questa nuova moda degli NFT, che cercano in qualche modo di rimanere nel giro, di compensare appunto le perdite, o comunque semplicemente di giocare un po' con questa nuova idea, trascurando anch'essi completamente la musica. Ora, forse è un'ammissione di come la musica sia veramente in qualche modo finita o relegata in un mercato sempre più piccolo e sempre più per pochi appassionati, e se vogliamo ne possiamo prendere atto, però vorrei che non si cercasse di buttare alle ortiche tutto ciò che c'è stato semplicemente perché ora vanno di moda gli NFT, o va di moda creare musiche per spazi virtuali, eccetera eccetera. Mi piacerebbe che le due cose in qualche modo continuassero ad andare avanti in maniera più o meno complementare. La mia opinione, ripeto, da inesperto e semplice appassionato, è la seguente: per chi lavora con la musica e vuole, come dire, buttare un occhio a questa tendenza, direi che è arrivato il momento di farlo, e anche piuttosto seriamente. Non credo siano da rifiutare le innovazioni in quanto tali. Anzi, potrebbe essere un buon modo per investire, per guadagnare, in modo poi da potersi dedicare veramente alla musica. Parafrasando una frase di Walt Disney che diceva: non faccio film per fare soldi, ma faccio soldi per poter fare film. Questo credo che sia lo spirito con cui guardare oggi agli NFT. Potresti pensare ad una valutazione economica nel dedicarti a creare musica per un mercato del genere, in modo da poter essere più tranquillo nel poter fare la tua musica. Ecco, se questo fosse lo spirito, allora io consiglio veramente di provare questa strada, perché come tutte le strade di questo tipo, come tutte le tendenze, non è un modo per fare soldi facili o fare soldi dall'oggi al domani, ma se ti ci dedichi veramente, se ci credi veramente, potrebbe funzionare, potrebbe dare i suoi frutti. Quindi in questo modo potresti avere una tranquillità economica in più per poter fare musica semplicemente per il tuo gusto personale o per passatempo o per divertirti nella tua passione. E in questo modo, essendo più rilassato dal punto di vista economico, potresti veramente tirar fuori il meglio senza dover cedere a compromessi. Se questa è la tua ottica, ti consiglio di dare un'occhiata ora al mondo NFT e di provarci seriamente. Se invece vuoi semplicemente seguire quello che fanno gli altri, mi dispiace, ma sei già in ritardo. Continua a seguirmi su Essere DJ Oggi, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, iscriviti al canale e a presto.